scritta nel contratto di Serena un'opzione di rinnovo in caso di salvezza? Ah, rispondo io. Risponde lei, scusi. No, non l'ho voluta io. Non l'ha voluta. Io ho fatto un contratto di 5 mesi, perché è stata una cosa molto, molto in fretta. Io penso che l'unico obiettivo stagionale sia quello di la salvezza. Ho un'esperienza alle spalle di progetti, poi dopo 3 mesi penso, mi hanno dato un calcio nel culo su un progetto biennale, dopo che avevamo vinto libero sì, tutto. Quindi, ma credo ancora, non vivo in mondo di favole, nella parola progetto, ma sono estremamente convinto che il progetto o i progetti lo fanno le persone. Quindi è assurdo, io non sono necessario di essere un contratto funzionale, non mi interessa. Dobbiamo conoscerci, io non li conosco, loro non conoscono me e ho anche detto a loro che se riusciamo a raggiungere l'obiettivo sarò il primo che vorrà parlare di tutto. Tutto molto semplicemente, io la reputo una cosa molto semplice. Io mi chiedo adesso. Faccio un sorriso, ora sì, faccio un sorriso. Ascolta, fa onore. Intanto complimenti, c'erano parlati, che è una scelta anche importante. Da anni, insomma, ne avevamo anche parlato, ci tenevi a questa bambina, l'hai volte ribadito, che ti fa onore il fatto che arrivi adesso dove se prima uno poteva pensare male, che veniva che i soldi c'è staro, adesso c'è staro, non c'è più e questa società fino adesso ha fatto una campagna acquisti estiva, non spendendo certamente i soldi che spendeva Cestaro, che più o meno ha buttato lì una 60 milioni di euro nel calcio Padova negli anni che è rimasto. Allora ti chiedo, questo ti fa onore, dall'altra parte ti chiedono questo, e siccome c'era un'altra società che ti aveva contattato e tu avevi già avuto, diciamo, un contatto, se non ufficiale, ufficioso, nell'altro cambio. Perché chi è? Scopriamo la società. No, so se lo vuoi dire te, però c'era un'altra società che t'aveva. Quest'anno? Da qualcosina. No, qualcosa in particolare. Ultimamente? Ma in Lega Pro? Sì. Vabbè, però. Sì, pochi giorni prima. Sì. E hai fatto una scelta anche coraggiosa, perché qui è veramente una mission impossible. Ripeto, poi la rosa c'è, si può fare tutto, secondo me 5-6 squadre più scarse possono capitare. E ti chiedo, perché adesso dici sì a una società che ha smentito che ti abbia cercato prima e sei disponibile, nonostante, posso dire, non ti abbiano trattato bene prima? Nel senso che non ti hanno cercato quando sapevano che tu potevi benissimo venire prima. Sono andati su un allenatore che qua praticamente non ha combinato nulla e che non ha neanche idee nuove, tu sei anche uno degli emergenti e hai fatto un miracolo con lo Spezia vincendo il fair play della Serie C. Allora ti dico, l'hai fatto proprio per amore o perché sei cocciuto e vuoi a suon di risultati, partendo da una salvezza miracolosa, conquistare quello che è un po' il tuo sogno di rimanere a Padova e fare qualcosa di importante negli anni? Io penso che l'ultima parte della domanda, intanto è vero, ma non l'ho cercato prima, probabilmente avranno avuto altre idee, non è un obbligo chiamare Serena quando Serena è a casa. Vorrei veramente conquistarmi la possibilità di sedermi a un tavolo con il presidente Pennocchio e parlare del futuro. Quindi è un po' il collegamento con quello che mi ha detto inizialmente. Io ho molto fortemente parlo da un po' di tempo e per cui spero vivamente di arrivare all'obiettivo. Sì, detto questo, la premessa, per carità, mi fa bene la sostanza. Noi facciamo i cronisti e ricordiamo che oggi non c'è né il presidente né l'amministratore delegato al tuo fianco, cosa che nei due precedenti casi i tuoi due predecessori erano lì tutti schierati. Questo
Fortunato allora. Sì, fortunato. Abbiamo voluto invertire il trend, anche forse anche questo può essere una novità. Sottolineato questo, io ti chiedo un'ultima cosa, di stretta attualità. In questi giorni lavori su con idee di allenamenti a porte chiuse, ritiro anticipato, l'idea che hai detto poco fa di voler parlare con i giocatori a livello individuale, ci porterà magari a chiedere alla società di andare via un giorno prima rispetto a Palermo. Ecco, se ci dai un po' un'infarinatura di quello che può essere il tuo programma in ora. Le porte chiuse no, manco passato praticamente ci avevo. Io ho chiesto aiuto a tutti e non voglio assolutamente chiudermi in un bunker. Per cui anche oggi c'erano diversi tifosi, sostenitori, gli allenamenti saranno aperti, per scelta proprio. Ho pensato a ritiro, ho pensato a cosa, ho chiesto la disponibilità della società di poter andare via, ma deciderò, non è una cosa già stabilita, magari un giorno prima, non so neanche se lo faremo lì a Palermo o lo faremo qui, tanto per avere proprio veramente più ore, minuti a disposizione per stare con loro, perché sono 2 giorni e mezzo praticamente che non riesco a fermarmi, per cui, ma è normale che sia così. Ci sono 1000 cose da fare, ho 1000 cose da fare, quindi vorrei sfruttare anche le pause.